Alleluia, alleluia, alleluia. Avete ricevuto lo Spirito che rende i figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza delle parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiedete. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete gli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. La parola del Santo Vangelo cancelli i nostri peccati e il Signore ci rafforzi nella fede, nella speranza e nell'amore. Cari fratelli e sorelle, abbiamo appena sentito il Vangelo come nostro Signore dice pregate così. Lui non dice pregate questo, ma lui dice pregate così come io vi dico. Gesù con la preghiera del Padre nostro che abbiamo appena sentito ci ha dato chiara risposta alla domanda come bisognerebbe pregare. Per noi questo è l'esempio di qualsiasi nostra preghiera. Ogni nostra preghiera dovrebbe essere secondo il Padre nostro che abbiamo appena sentito. Solo allora preghiamo come Gesù vuole. Perciò prendiamo questo in mente e preghiamo così. È già noto come uno dei discepoli di Gesù, vedendo come Gesù prega, ha pregato, Signore, insegna anche noi a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Questa preghiera abbiamo ripetuto e ripetono i credenti milioni di volte, è la prima volta, preghiera che tutti abbiamo imparato, ma magari sarà anche l'ultima che sarà dimenticata. Questa è la preghiera più bella, è una preghiera chiara, semplice, ma nello stesso momento la preghiera più profonda, ricca di pensieri e di sostanza. Questo è il Vangelo in breve, proprio come ci dicono alcuni santi, e loro lo sanno benissimo perché erano molto legati a Dio. Fratelli e sorelle, purtroppo noi abbiamo dimenticato la ricchezza e la potenza di questa preghiera. Per tanti la preghiera è diventata incomprensibile. Anche se è semplice come ogni verità, chiara come tutto divino, perciò è molto importante conoscere da vicino e da più profondo cosa è quello che preghiamo ogni giorno, quando il Padre nostro viene e quando dobbiamo pregarlo. Allora questa preghiera non sarà noiosa, anche se la dobbiamo ripetere ore e ore. Questa preghiera viene chiamata preghiera del Signore perché il Signore ce l'ha donata. Questa è una preghiera rara perché questa è stata insegnata da Gesù.
Padre nostro, è preghiera divina, perché è Gesù che ci insegna, è Gesù che prega con noi e noi preghiamo con Lui. Il Vangelo è riassunto del Vangelo, come ho detto, cioè riassunto della vita di Gesù. Lui è progetto, programma della nostra vita, perché tutte le virtù per quali preghiamo nel Padre nostro sono le virtù che sono basi del Regno di Dio. E questo è il programma della nostra vita. Venire una volta nel regno di Dio, paradiso. Gesù ci insegna che Dio è Padre buono e misericordioso, Lui che ci ama immensamente. Questo è impossibile descrivere queste parole, perché Lui dall'amore ci ha chiamati in questa vita. Ha voluto ciascuno di noi in vita e ci ama. Perciò ha diritto da noi chiedere la fede forte, il totale abbandono e la fiducia che Lui ci ama e che Lui ci vuole solo il bene, che vuole farci eternamente felici. È grande cosa sapere e accettare questo. Questo in questo luogo di grazia noi lo impariamo già da tanti anni. Fratelli e sorelle, nella preghiera a Dio chiamiamo nostro Padre, benediciamo il suo nome, nome che è santo. Desideriamo il suo regno, chiediamo la sua volontà e la vita. Allora se chiediamo già questo, Dio non ci fa mancare nulla. È importante pregare col cuore, dall'amore. Se preghiamo solo con le labbra, senza il cuore, senza l'amore, allora veniamo colpiti dalla parola di Gesù dall'inizio del Vangelo. Magari preghiamo citando tante parole. Non saremmo esauditi per troppe parole, ma per una vera supplica che viene dal nostro cuore. La Madonna, la Regina della Pace, che appare qui, come vi ho detto, 14.220 giorni, ci insegna sempre di pregare col cuore, che significa con amore. Questo vuol dire pregare con tutto il nostro essere, con il corpo, con l'anima. Questo significa abbandonarsi completamente al Signore, dare a Lui il primo posto nella nostra vita, così che tutto il resto può prendere il suo posto. Donarsi a Lui dal giorno al giorno, avere totale fiducia in Lui, aspettare solo il bene da Lui. Dio ci può dare solo il bene. Perciò pregare deve ogni cattolico con la fiducia, con l'abbandono, con perseveranza e devozione. Se preghiamo così, a cuore puro, con l'amore, allora Dio esaudisce le nostre preghiere. Con pazienza, la Madonna ripete più volte: comprendete, cari figli, perché sono qui con noi, con voi. Voglio insegnarvi a pregare. Questo ho detto nel 1986. Siate consapevoli, cari miei, che io sono la vostra madre, che sono venuto in questa terra a imparare dell'amore, ascoltare dell'amore e pregare. Nell'84 aveva detto questo. E questo è 2020. Ecco cosa vuole Madre Celeste. Se noi comprendiamo, accettiamo questo suo invito, e se la preghiera sarà la vita come lo era per lei, allora avremmo possibilità di sopportare tutto nella vista. La preghiera dovrebbe essere dialogo tra due cuori, cuori di Dio e il nostro cuore, proprio quel cuore creato da Dio. La preghiera ci aiuta a incontrarsi con Dio per dialogare con Lui. La preghiera è guardare Dio faccia a faccia, ascoltare le sue parole e rispondere alle sue richieste. Allora la preghiera è una comunicazione con Dio. Nella preghiera Dio è presente e noi siamo presenti. Perciò la preghiera è unione tra il cielo e la terra. Questa è l'amicizia dell'uomo con Dio. È la discesa del cielo sulla terra, o innalzare la terra al cielo. Quando noi preghiamo ci innalziamo in cielo, se preghiamo, come ho detto prima, con pazienza, con umiltà e perseveranza. Perciò la preghiera è un dono di Dio all'uomo. Dio ha creato l'uomo dall'amore, e quando l'uomo si è allontanato da Dio,
Dio non l'ha lasciato nella morte, ma è sceso in mezzo a noi nella persona di Gesù Cristo, e così ha iniziato quel dialogo di amicizia. Perciò, fratelli e sorelle, la preghiera è donarsi di Dio all'uomo, c'è un'iniziativa per salvare l'uomo dalla morte. Come nella preghiera, per mezzo della preghiera Dio si dona a noi, possiamo dire che la preghiera è grande quanto è grande Dio, cioè in altre parole che l'uomo è più grande quando prega. Quando troviamo il nostro angolo, quando siamo in chiesa dinanzi al tabernacolo, ci uniamo con Dio. E allora, fratelli e sorelle, diventiamo grandissimi e simili a Gesù Cristo e anche alla nostra Madre Celeste. Perciò la preghiera può trasformare questa terra, può trasformare tutti gli uomini. Ha fatto a tanti qui in questo luogo di grazia. Può fermare anche le guerre, come dice la Madonna. La preghiera e il digiuno fermano le guerre e cambia la storia dell'umanità. L'uomo peccatore fa diventare giusto, un malato nel sano, l'infelice nel felice, è mortale e una persona immortale. Colui che si sente rifiutato la preghiera lo fa trasformare nel salvato. Noi sappiamo che la preghiera è atto di fiducia e totale abbandono a Dio, e la grazia che ci dice che Dio è, che Lui ha cura di noi, che ha mandato Suo Figlio per la nostra salvezza. La fede viva significa rispondere a Dio. Lui è Creatore e nostro Padre buono. Credere vuol dire rispondere a Dio e dicendo a Lui: eccomi, sono qui, ascolto tua parola, io ti lodo. Donami la grazia perché tua parola possa fare ecco nel mio cuore e fare la scossa nel mio essere per poter seguirti. Diventi per me indicazione della vita. Preghiamo così quando ascoltiamo la parola di Dio nella Santa Messa. La fede è cammino con Dio. Quando abbiamo avuto l'esperienza di Dio, quando abbiamo risposto a Lui, ci abbandoniamo a Lui e viviamo con Lui. In questo modo la fede in se stesso si trasforma in preghiera. Solo quando la fede si trasforma in preghiera, quando arriviamo a un dialogo interiore con Dio, nell'uomo si apre una vera luce di fede, la potenza della speranza e fervore della carità. Credere così significa anche pregare. Quando noi diciamo: Signore, non ce la faccio senza di te, tu sei tutto nella mia vita, io voglio rimanere con te, non c'è la preghiera più bella di questa. Sia fatta solo la tua volontà, Signore. Ci insegna la preghiera quotidiana che deve diventare nostra vita. Semplicemente ci fermiamo dinanzi al Signore con fiducia filiale. Chiediamo quello che ci serve ogni giorno, tutta la nostra vita includiamo, ma non chiediamo nulla solo per noi, senza essere disposti a condividerlo con gli altri, con i nostri fratelli e sorelle. In questa preghiera preghiamo per tutto quello che ci aiuta a essere fratelli e sorelle, felici e in eternità. Pregando, vivendo per gli altri, noi diventiamo beati e felici. Non dimentichiamo questo, cari fratelli e sorelle. Ecco, abbiamo sentito che il Padre nostro è una preghiera semplice, breve, una preghiera divina, ce l'ha insegnata Gesù. In essa si contiene tutto quello che noi dobbiamo chiedere o dire a Gesù. Questo è il riassunto della nostra fede, come dice San Geronimo. Dio il Padre, Padre buono, misericordioso, un grande papà, se possiamo dire così. Questa è la scoperta di Gesù, più grande cosa che ha annunciato Gesù Cristo. Lui prima di tutto è il cuore, la carità e la bontà, compassione, il perdono e il Padre. Per questo possiamo venire dinanzi a Lui anche se siamo peccatori, anche se siamo figli cattivi.
Dio è nostro Padre, noi siamo i Suoi figli e Lui ha cura di noi e ci ha mandato qui Sua Madre perché lei ci insegni e ci dice quanto Dio ci ama, noi e nostra salvezza. Quando preghiamo Padre nostro che sei nei cieli, questo significa che Dio è un perfetto essere spirituale, sa tutto, vede tutto, per Lui non c'è né passato né futuro, Lui è eterno adesso, eterno presente, Lui guarda adesso tutto quello che c'è stato, quello che sarà. Questo è difficile capire, ma Dio è creatore di tutto, tutto più generoso, più perfetto, più sacro, migliore, pieno di compassione, di bontà, di amore, di misericordia, di fedeltà, di giustizia, di fortezza, di gioia, e possiamo così citare fino a domani. Ecco, questo è Dio per noi. Quando diciamo sia santificato il tuo nome, questa è prima richiesta, perché Dio è perfetto, è la santità, fonte di santità. Il nostro dovere, come noi come figli, è adorare il suo nome, alla sua persona, di lodare Padre con le parole e con la vita, di essere santi perché Lui è santo. Quando diciamo venga il tuo regno, noi esprimiamo il desiderio che Lui conquista il mondo, ogni cuore, che Dio sia in ogni cuore, in ogni anima, che per essere fratelli e sorelle di Dio. Cos'è il regno di Dio? Questo è la giustizia, la carità, la verità, la bontà, la santità, questo è la misericordia e il paradiso. Ecco, se preghiamo così, fratelli e sorelle, riceviamo tutto. Sia fatta la tua volontà, Signore, come in cielo così in terra. Se preghiamo così, allora abbiamo fatto quello che Dio vuole da noi, perché Dio vuole che tutti si salvino e che tutti vengano alla conoscenza della verità. La volontà del Signore è che noi ci apriamo all'amore di Dio, permettendo a Dio di amarci, e poi noi diventiamo i Suoi veri figli. Dio ha pensato a noi dall'eternità, è la Sua volontà che noi esistiamo, che stasera siamo qui e che di questo meditiamo e diciamo: Signore, sia fatta sempre la Tua volontà. Fratelli e sorelle, possiamo così continuare, ma ormai sono già più a lungo. Ecco, una giovane tedesca, Gabriella, testimonia: sono stata sulla collina delle apparizioni dove ho pregato. Questa preghiera non posso dimenticare mai. Prima volta nella vita ho provato che Dio ascolta mia preghiera, mi ama e con me al suo piano. Ho provato questo. Questa era mia prima esperienza del Signore. Regolarmente prego anche qualche ora al giorno. Ma profondamente ho sentito che Dio è mio grande fratello, è nato, ha vissuto, morto e risorto per me. Ma c'è più grande amore di questo? Sicuramente no. Perché non lo sapevo prima, ma era necessario venire in questo luogo sacro di pregare sulla collina dell'apparizione per comprendere chi è Dio, chi è Gesù, chi è nostra Madre Celeste. Proprio lì dove il cielo si è aperto, dove la Madonna, la Regina della Pace è venuta, io ho sperimentato che Madonna mia Madre, che per me appare, sempre dal cuore uscivano le parole di ringraziamento: Madre, ti ringrazio per questi momenti salvifichi, misericordiosi. Adesso tutto chiaro. Madonna, tu sei venuta qui per prenderci per la mano, per portarci al tuo figlio Gesù. In Lui possiamo avere tutto: la gioia, la pace, l'amore, la felicità. Gesù, entri nella mia vita da oggi. Io voglio appartenere solo a te, non voglio sapere null'altro. Ti prego, fa che ogni giorno ripeto questo. Ecco, così descrive questo incontro giovane tedesca sulla collina delle apparizioni. Fratelli e sorelle, quante grazie ha donato Dio in questo luogo, lo sa solo Lui. E queste anime che hanno ricevuto questa grazia, in questa novena ringraziamo la nostra Madre Celeste e preghiamo che quei cuori duri si convertano e riprovano quella bellezza della fede e di sublimità di quell'incontro con Dio, per diventare felici e gioiosi. La volontà del Signore si compie con ciascuno che viene in questo luogo sacro e prova quest'amore. Amen.
Adesso ci rivolgiamo al nostro Signore con le nostre preghiere, diciamo quello che è nel nostro cuore. Veniamo Gesù e preghiamo che i nostri cuori fa secondo il suo sacratissimo cuore, il suo cuore veneriamo soprattutto domani, ma dobbiamo farlo ogni giorno, ogni momento. Per la Chiesa di Cristo sia sacramento di salvezza, fonte di fede, di speranza e consolazione per tutti, ti preghiamo. Per Papa, Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose, tutto il popolo di Dio, di perseverare lungo la strada di servizio e sempre attingono dal cuore di Gesù, ti preghiamo. Per intercessione della Regina della Pace, Signore, purifica i nostri cuori e donaci l'amore per ogni uomo, per essere più giustizia, verità, libertà e di pace, ti preghiamo. Aiuta tutti coloro che soffrono il corpo e l'anima, coloro che si sentono persi, abbandonati dagli altri. Fa che si trovino le persone che li accolgono e portando a loro la gioia e la luce nella loro angoscia, ti preghiamo. Donaci il cuore di bontà, d'amore, per divulgare la luce della tua verità e così diventiamo i tuoi testimoni, ti preghiamo. Converti tutti i peccatori, il tuo sangue li lava e diventano nuove persone che ringraziano la tua misericordia, ti preghiamo. Signore, presenta il tuo amore misericordioso sui nostri cari defunti e portali nel tuo regno, ti preghiamo. Per intercessione della nostra Madre Celeste, Regina della Pace, accogli e esaudisci queste preghiere tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.